ragazze, buonasera. Siamo, scusate se sto al buio, ma siamo in macchina. Comunque stiamo andando a vedere il film al cinema dei Minions, vero Roberti? Sì. Sì. Non riesco a riprendere bene. Minions. È la sua prima volta che andiamo al cinema, quindi chissà che farà. Se si starà 2 ore fermo seduto, non lo so. Però è una cosa nuova, quindi ho detto adesso riprendo, voglio vedere, riprendo un po' tutto per riprendere un po' il cinema di nascosto senza farmi vedere, lo riprendo e se no poi lo distraggo e è la fine. E niente, chissà, sono troppo curiosa ragazze come sarà Robertino al cinema, la sua prima volta al cinema, oddio che bello, sono piccole emozioni di quando iniziano a crescere. E niente, mo mancano 4 km e siamo arrivati. Bello che l'ultima proiezione alle 10 e noi arriviamo lì alle 9:30. Bello, speriamo che ci sta a posto più che altro, visto che è sabato. Speriamo che ci sta a posto, non tutto un bordello per niente. Ci siamo fatti 90 km inutilmente perché il cinema, dove è vicino, diciamo vicino a casa nostra, ha chiuso, ha fallito. L'unico era vicino a Foggia, cioè non vicino a Foggia, a Foggia. Quindi speriamo troviamo posto, se no siamo fregati. Però penso che siano i Minions, dai, penso che la gente se va con i bimbi va alle 8:30, quell'ora lì non va alle 10 di sera, quindi croce la radice pure per noi. Vi farò sapere se troveremo posto al cinema. Comunque, che dici mamma? Minions belli. Minions belli? Sì. Perché l'ultima volta dovevamo portarlo. Scusate raga, ma qua Foggia sta pieno di buchi. Com'era il detto di Foggia? Non mi ricordo, è più forte. Il detto di Foggia, comunque. Volevamo portarla a quello di Paw Patrol all'epoca, quando è uscito il film di Paw Patrol al cinema, però non lo so se si stava, non mi fidavo a portarlo. Però ho sbagliato letteralmente. No, dimmi, dimmi, video, dai, che è successo? A tra poco, ragazze. Ehi, Topolino. Non è una foto, è un video di YouTube. Ehi, Topolino. Noi siamo messi, siamo giusto centro. Ma posso? Mi dai uno smartphone pure a me? Ah, Roberto mi ha messo così per la foto. Ah, uno proprio, uno. Grazie, mamma, due. Abbiamo preso i popcorn. Coca-Cola. E smartphone. Mettiamolo. No. Mettiamolo. Ci devi riempire tua mamma, grazie. No, una alla volta però. Dice poi prendetevi la mangiata. La busta è mia. Ah, anche tu la mangiata, ok. Un bacino, mamma. E sei contento? Non fai brava a vedere tutto il tempo il film? Speriamo, addio raga. Poi per riprendo. Si è acceso. Valorizza la tua azienda per la tua pubblicità su questi schermi. Scrivi a info@rmservices.it. Signorino. Schema, fitness e personal training. Sì, sì. Fisioterapia. Bella vita. Alimentazione sportiva. Dammi mia Coco. Certo, poi sportivo Olimpia. Affidati ai professionisti. Vieni a trovare il centro della schiena. Appoggia. Metti seduto, che muoio il film. Però adesso è una cosa muy fuerte. Che è Shrek? Ah no, è il gatto con stivali soltanto. Ah no, è Shrek, Shrek. Sei morto. Tranquillo! Io ho nuove vite. Sì. Sta iniziando i Minions? Sì. I Minions. Eccoli. Sorella!
Ragazze, eccoci, siamo usciti. Vieni qua, vieni a vedere, vieni a dire. Com'è stato il video, il film? È bello. Bello, eh? Sì? Siamo usciti, raga, è stato veramente, veramente bravo. Comunque penso che già vi ho messo qualche spezzone di film. E ti è piaciuto? Veramente, no? Veramente bravo, non ci aspettavamo che era così bravo. Vieni qui a papà. E cioè, mi ha fatto morire una parte, raga, il finale mi ha fatto proprio crepare. C'è stata una certa che c'era un vecchietto che in teoria era morto e lui era rimasto triste, visto che questo vecchietto era morto, che hanno fatto il funerale. Una certa il vecchietto sbuca dall'albero, lui se ne accorge che il vecchietto non è morto, inizia a fare mamma vecchio non morto, vivo, era felice che era vivo. Ha fatto morire, raga, vi giuro. E niente, è stato veramente, veramente, veramente bravo. Ha mangiato non so quanti popcorn, però è stato bravo. Soltanto nell'intervallo ha avuto un po' un capriccio, perché voleva che tu iniziassi il film. Però è stato bravissimo. Mami, dove vuoi andare? Vai, Jay. Dove vuoi andare? Oggi è venendo magia. Ah, in macchina vuoi andare? No, prende magia. Ah, aspetta, ma adesso andremo in macchina, ok? No, poi in macchina. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo più tardi. Adesso non so se penso ce ne fa una camminata, anche se è tipo quasi mezzanotte. Quindi penso ce ne fa una camminata e ci troviamo qua a Foggia, non è che veniamo tutti i giorni. E poi ci riavviamo a casetta. Mamma. Ehi. Hey. Mamma, paese in macchina. Volevo spalare in macchina. Vabbè, a dopo. Uè, ragazzuole, mi sono dimenticata di registrare. Comunque alla fine ci sono fatti una camminata qui per Foggia. E adesso ritorniamo a casa. Ci sono fatte quasi le 2 di notte. Bello, è arrivato l'orario di tornare a casa. E niente. Comunque io chiudo qui il video. Non so manco se dura tanto, se dura poco, non ne so. Chiudo qui il video perché penso che poi dopo me ne dimentico, già lo so sicuramente. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete qualche pollice in su, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, se vi fa seguitemi su Instagram, meritate lo basso stories. Se siete arrivati fino a qui mettete l'emoji, dai, il cuoricino. Mettete il cuoricino. Aspetta che me ne vado. Va bene. Un bacione, ciao!